Fabio Collini, buongiorno. Sono giornate molto calde a livello politico a Voghera. Per Ezio Ghezzi e Carlo Barbieri sono costantemente pronti a fare un certo tipo di dichiarazioni. Qual è la vostra posizione e la posizione dell'Italia del Rispetto in merito a questa situazione? Ma la mia posizione e la posizione del movimento Civile del Rispetto è proprio nel suo nome, cioè il rispetto. Cioè io disapprovo totalmente questo comportamento, perché credo che soprattutto anche in questo periodo di terrore, e ne abbiamo una prova anche in questi giorni, dove purtroppo voglio cogliere l'occasione per essere vicino alla famiglia d'Agostino, questi tipi di atteggiamento secondo me stimolano un attimino quello che è l'aggressività. Quindi io ritengo che sia necessario e importante trasferire un messaggio alla gente di moderazione, e quindi invece di usare degli atteggiamenti che possono essere aggressivi, atteggiamenti che possono essere propositivi, costruttivi, per dare la possibilità al cittadino di non impaurirsi, ma di essere tranquillo. Quindi io, lo ripeto, credo che questo tipo di atteggiamento è una mancanza di rispetto nei confronti del cittadino e della città di Voghera. Qualche giorno fa aveva criticato le dichiarazioni di Ezio Ghezzi in merito alla caserma dei Carabinieri. Quali sono i suoi rapporti attualmente con il leader del PD vogherese? No, i rapporti sono buoni, non c'è nessuna frazione fra me e lui. Io ho espresso semplicemente il mio pensiero, che è questo, ma è in tutti i luoghi io lo esprimo. Io sono assolutamente... è il mio modo di vivere, che nella vita bisogna ogni persona portare avanti la sua azione, ma nello stesso tempo deve anche riconoscere che esiste l'altro, ed è per questa ragione che dico: una campagna elettorale uno dovrebbe portarla avanti nella sua azione, ma rispettare anche l'altro.